Amici di Teletrash, avanti ancora con i ritrovi. Oggi è una giornata proprio irrefrenabile. Guardate cosa ho trovato. Grazie anche a Riccardo. Guardate cosa ho trovato. Topolino C, Belvedere, primissimi anni 50. In stato di totale degrado e abbandono. Guardate. Merita i dettagli. Merita i dettagli. Manca la mascherina. Mancano i suoi fari sopra i parafanghi, che non sono stati rimpiazzati con degli strani tappi. Questa macchina è qui, apparentemente ben conservata, non so com'è il sotto. Sono un po' di dettagli, un po' di lavori da fare, ma tutto sommato mi sembra abbastanza recuperabile. Pazzesco, nel 2016 trovare ancora di questi mezzi in queste condizioni, pazzesco, pazzesco. Pazzesco, guardate, guardate, manca il vetro posteriore, questa addirittura c'è ancora la sua targa, questa addirittura aveva i vetri scorrevoli posteriori, non mi ricordo se avevano anche gli altri modelli, un dettaglio all'interno, eccolo qua, guardate ragazzi, guardate ragazzi, sono immagini irripetibili questa, oggi c'è, domani non si sa. Come il Fiat 682 in riva a un fiume qua, incidentato, portato lì dalla furia della corrente dell'alluvione del 15 settembre 2015, che è stato portato via poco tempo fa. Erano immagini davvero drammatiche. La fine ingloriosa di un 682 che purtroppo non ho potuto documentare, ma almeno ho fatto questi fantastici ritrovi. Grazie anche a Riccardo che me li ha segnalati. Amici di Teletrash, buona giornata qui dal vostro inviato speciale, Rocca Alessio. Saluti a tutti.